Ciao a tutti e bentornati su questo nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale. Oggi siamo qui a parlare di nuovo di Yes Style, ma questa volta vi faccio vedere che cosa ho scelto sul loro sito, oltre moda anche altre cosine, quindi ci sono degli accessorietti e sono super felicissima di farvi vedere che cosa ho preso questa volta sul loro sito. Quindi se siete curiosi cosa dovete fare? Aspettare dopo la sigla. Eccomi qui che sono tornata tra voi e vi faccio vedere che cosa ho preso questa volta da Yes Style. Allora, io ho aperto il pacco come sempre per vedere se c'era tutto, però devo dirvi la verità, non ho avuto il tempo di vedere se c'era tutto, quindi andrò ad aprire il tutto con voi. Quindi è la prima volta che vado a vedere le cosine, quindi poi andrò ad indossarmele e mi direte voi se mi sta bene oppure non vi piace. Comunque vado in ordine come mi è arrivato. Allora, vi faccio vedere il primo pacco, cioè loro sigillano veramente tutto e questa volta devo dire che ho preso delle cose super carine, non vedo l'ora di indossarle e di farle perché mi servivano, quindi mi è arrivato a fagiolo. Io vi ricordo sempre il mio codice sconto Gianaca82, così potete risparmiare qualche soldino anche voi inserendo il codice. Comunque vi lascio tutto giù in info box. Allora, come primo articolo ho preso questo portafoglietto, mi metto così perché sennò non ci entro. Questo portafoglietto in colore rosa. Allora, io ne avevo uno nero, ma praticamente è sfasciato, demolito e mi serviva urgentemente un altro portafoglio e l'ho preso qui su Yes Style, così ve lo faccio vedere. Vedete? Io non l'ho aperto, ho visto soltanto, ho contato gli articoli, ma non li ho aperti. Allora, questo quindi, che bello! Allora, guardate che carino. L'ho voluto prendere un po' più simpatico, non proprio classico, senza niente davanti, avanti e dietro. Sicuramente ha preso la forma di qualcosa che c'era all'interno del pacco, però comunque andrò ad aggiustarlo poi. Guardate che carino, lo potete portare anche come borsettina per uscire soltanto con questo. Ha due cerniere, l'ho voluto prendere così grande. All'interno, sulla prima cerniera davanti, troviamo questi due scompartimenti dove ci sono praticamente tutti i settori per le carte. Eccolo qui. Andiamo ad aprire l'altra cerniera. Tolgo questo, sempre super imballati. E ci sono i due scomparti più lo scompartimento per i soldini picciolini, ecco qui. Quindi devo dire che è veramente capiente, è simile a quello che avevo io. L'unica cosa, ecco, l'ho voluto prendere rosa, ma sicuramente si sporcherà facilmente. Questo è il materiale, è un simil pelle, non è proprio pelle. Questa è la frasina, cioè l'angioletto qui davanti con la perla, a tutti gli accessorietti color oro, e devo dire che carino, mi piace. Voi cosa ne pensate? È veramente carinissimo, bello. Quindi questo è il primo articolo. Vado un po' a richiudere perché sennò io veramente non ci entro, appoggio per terra. Poi, l'unica cosa, mi dispiace che non ho i capelli sciolti, ma io d'estate soffro il caldo, cioè sudo tantissimo, quindi li lego spesso. Però volevo farvi vedere questa cosa qui, mannaggia, non so se me la lego qui, se faccio casino. Comunque ho voluto provare a vedere la frangetta. Io, cioè, vedo tante ragazze che le acquistano le frangette finte, di parrucchetta praticamente, e sono stata incuriosita perché avevo voglia di ritagliarla, ma dopo io mi stufo
e devo dire che questa è un'ottima soluzione per avere la frangia quando mi va e quando non mi va, oppure solo per vedervi con l'effetto frangia come state. Ah, ragazze, questa viene praticamente, vi arriva con la retina per non farla rovinare, sgualcire. Cioè, ragazze, mi ha fatto benissimo. Io l'ho presa nera, guardate, ha anche questi due ciuffetti. Oddio, mannaggia, non mi ricordavo che c'era questa dentro, se no mi sarei lasciata i capelli un po' più slegati. Ragazze, guardate che carina, ha la clip dietro, potete scegliere il colore di capelli che volete e devo dire che sembrano veramente veri. È fatta benissimo. Ecco, certo, questa adesso ha preso un po' la forma, basta un po' di piastra o qualcosa, arriva a posto. Io la voglio provare, però come si fa? Proviamo così. Vabbè, ce le ho tanto tirate i capelli, però guardate l'effetto, cioè bellissimo. Certo, con i capelli proprio tirati così non è che sia il massimo, però devo dire che bella. Non so neanche se l'ho posizionata dritta, ma l'ho chiusa. Oh, no, sì, non so che cosa sto combinando, ragazze. Ah, ecco, provo a metterla un po' più centrata. Vabbè, comunque con la, ecco, con la coda proprio tirata così non è il massimo, però questo è l'effetto, ragazze, ve lo volevo far vedere. Potete metterla così, non si vede niente, non si vede niente, con il capello sciolto non si vede proprio niente. Vabbè, io spero di mettervi una fotina con i capelli sciolti, così che potete vedere l'effetto. Però che bella, non pensavo. Approvatissima questa promossa al 100%, vedete, al tessuto sotto, non dà fastidio. Pensavo e speravo che fosse un po' più piena. Però bella, bella veramente, per quello che costa veramente ne vale la pena. Se volete una frangia anche un po' più piena, se siete un po' più stempiate purtroppo come me, devo dire che è un'ottima soluzione, quindi approvatissima anche la frangetta. Rimaniamo sui capelli, ho preso questo cerchiettino. Ragazze, io devo dire che tutto ciò che mostrano sul sito poi è reale, quello che vi arriva. Guardate che carino, cioè a me piace troppo questa fantasia a quadrettini qui, bellino, carino, mi piace veramente tanto. È imbottito, delicatissimo, guardate, devo dire anche questo promosso, bellino veramente tanto. Sempre per i capelli ho ripreso una molletta con il fiocchettino, ragazze, perché io l'avevo preso in rosa, ma si è rotta, mi si è spezzata a forza di utilizzarla, perché io queste mollette qui le utilizzo tantissimo. Aspetta che gli do un po' di vigore, perché guardate che carina, cioè bellissima, la potete, ecco, mettere tipo così e vi rimane, capito, il fiocco, cioè il mollettone praticamente, vedete? E devo dire che prende veramente tantissimo, non so se si vede, ed è molto carino perché ha il fiocco e quindi non vi va di stare lì a farvi la pettinatura o meno, prendete, tirate su, fate un piccolo chignon e mettete questo mollettino qui, e devo dire che vi rende almeno un po' l'acconciatura più graziosa e non proprio, ecco, messa così all'ultimo minuto. È una cosa carina, è un accessorio particolare, carino. Io ce l'ho anche in pellicetta, ve l'ho detto, ce l'ho rosa ma si è spaccato, prossimo riprenderò rosa, e devo dire lo utilizzo tantissimo, tanto tanto tanto, anche lavo i capelli, tiro su, me lo porto dietro, capito? È sempre una cosa carina e graziosa da vedere, non è il classico mollettone messo lì così. E devo dire anche questi molto approvati, perché hanno una funzionalità perfetta.
Poi ho preso la pennina per gli occhi, ce n'ho un'altra, mi sono trovata benissimo, praticamente è un ombretto o potete usarlo come punto luce, e avevo preso un altro colore. Io adesso ho preso lo 05, ragazze, io dopo vi metto lo screen dell'articolo e giù in info box potete trovare tutti i link. Questo è sul dorato, guardate, cioè rimane bellissimo sull'occhio. Adesso non mi va tanto di metterlo, però vabbè, dai. E devo dire, una volta testato, che si asciuga, cioè non è il classico brillantino che poi vi rimane per mano, per il viso. Io lo metto così. Comunque questo nasce come eyeliner, ragazze, però io lo utilizzo come, cioè, ombretto con una base sotto. Io adesso veramente porto un semplice rossettino per dare un po' colore, perché io d'estate non metto veramente niente, infatti non è proprio perfetta, però dai, 42 anni ancora mi tengo abbastanza bene perché utilizzo i prodotti giusti, e in questo caso anche Yes Style Skincare, perfetta, buonissima. Quindi skincare coreana approvata pure. Quindi questa è un gel pencil eyeliner ed è il numero 5. Aspettate, ragazze, ve l'ho fatto vedere prima, ma eccolo qui. È lo 05 Cherry Blossom Latte. E va sul dorato, praticamente è un colore dorato, questo lo utilizzerò subito. L'altra penso che ce l'ho dietro, ve la faccio vedere, quella che ho preso l'altra volta. Ce l'ho, eccola qui, infatti è quasi finita. Cioè questa io l'utilizzo veramente tantissimo. Io avevo preso l'altra, questa qui, che va sul rosa. Vi faccio vedere la differenza. Ecco, vedete? E devo dire che io mi trovo benissimo, infatti questa è quasi finita. No, finita, però l'ho utilizzata abbastanza. E devo dire che durano tantissimo perché la pennina è morbida. Io adesso lo faccio asciugare e poi vi faccio vedere che non va via. Quindi io questi li metto direttamente qui perché le vado ad utilizzare quasi tutti i giorni con un po' di matita. Sotto, ripeto, un po' di correttore. Vedrete che... non so se si è già asciutto. Quello rosa ancora no. Ma quello dorato, guardate. Vedete, non va via. Poi se vi struccate, sì, quello rosa ancora non si era asciugato bene. Quindi vi ho fatto anche lo swatch di queste bellissime matite eyeliner in gel. Allora, poi andiamo avanti. Adesso andiamo un po'... ah no, vi volevo far vedere il prodotto sponsor, ragazze. Questa volta c'è, ma quando fate gli ordini, vedete, perché ci sono molti regalini, quindi andate a vedere bene. Allora, io ho preso questo, dovrebbe essere uno shampoo, ma è uno shampoo secco, non avevo letto. Allora, praticamente, oddio ragazze, non lo sapevo, questa è una, oddio non so, ragazze, devo vedere un attimino come funziona, poi nel caso vi farò, ho un video dedicato, comunque, wash e shampoo, a meno che non è uno shampoo in polvere e poi con l'acqua diventa, sì. Praticamente sì, è uno shampoo in polvere, a contatto con l'acqua diventa poi schiumogeno. Oddio, devo provarlo assolutamente, ragazze. No, vabbè, ci sono rimasta perché non pensavo. Comunque nel caso vi farò il video dedicato, quindi questo è il prodotto sponsor, è lo shampoo di Yes Style Bio
CHIP, CHP, Happy Natural Wash and Shampoo. Praticamente credo che ci si possa anche lavare il corpo, perché qui dice Face and Body Wash. Comunque vi farò sapere com'è. E questo non so se, cioè veramente, vi farò vedere come funziona. Se riesco anche a fine video, un attimino riprendo questa cosa qui. Quindi quello vi dico che è il prodotto sponsor. Vi ricordo sempre il mio codice sconto, Gianaca82. Allora, andiamo avanti. Adesso moda. Ho preso questa pochettina, è una borsetta. Io in estate adoro portare le borse. Vi arriva, ecco, sempre sigillato così. Io ho preso questo colore beige, un bianco sporco beige. Guardate che carina. È una pochettina, sia da utilizzare così. Però ha la tracolla, devo dire che è anche fatta abbastanza bene. Ah, all'interno c'è anche tipo un portachiavi o un portaspiccioli. O non so se ci volete mettere, che ne so, un rossetto, un lucidalabbra, qualcosa. Carino, carino veramente. O si può anche appendere qui di lato, come volete voi. All'interno di tasche non ne abbiamo. Vabbè. La riprendo, non ne abbiamo, e questa è la sua, cioè mi sto massacrando un braccio con lo scatolone, e questa è la sua tracolla, cioè, mi piace tantissimo, infatti non vedevo l'ora già di metterla, ho voluto fare subito questo video perché almeno vado ad utilizzare i prodotti, perché con voi mi piace fare una bella unboxing. Eccola qui ragazze, guardate che carina. Cioè, proprio bellina, bella bella bella, capiente perché è abbastanza larga, tanto tolgo subito la carta, tanto la vado a utilizzare sicuramente anche oggi, non lo so, però è capiente, piccolina, ecco, guardate un palmo un po', però molto molto carina, bella, mi piace anche questa approvata, e ci sono di diversi colori. Questo è il particolare che trovate davanti, non ha nessun tipo, nessuna tipologia di scritta, quindi è adattabile a tutto. E devo dire che è molto molto carina. E all'interno troverete questo. Sì, anche questo approvato. Poi ho preso un paio di ciabattine. Allora, io per le scarpe, ragazze, devo dirvi la verità. Vado un po'. Sono un po' scettica, non le acquisto mai perché io ho un piede che è un po' più, un po' tutti ce l'abbiamo, che un piede è un po' più grande, un piede un po' più piccolino. Molti lo vedono di più e tante altre di meno. Io il sinistro ce l'ho un po' più cicciottello e ho sempre paura che poi non vadano, non vadano. Però erano troppo carine, guardate ragazze. Hanno preso un po' la forma, ma questo poi vi farò vedere sul piede com'è. Vi faccio vedere sia sulla foto del sito che come mi sta sul piede. Cioè, sto cercando di dargli un po'. Allora, comunque si vedono, dai, carine, 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 carine. Per tutti i giorni, sotto un vestito lungo, devo dire che sono carinissime, sono fatte bene. Guardate, rifinitura con questa cordicina, con questo particolare dorato. L'ho preso sul beige, poi vi faccio vedere come mi stanno, non so dove entro, poi vi metto la foto. La vedo un po' larghina, ragazze. Spero di no, perché mi piacciono veramente tantissimo e spero che mi stanno bene sul piede. Quindi mi piacciono, e anche queste approvate. Io ho preso un 38, il resto non c'erano tagli da farvi, no, tutte cose accessori. E questa è la ciabattina, ci sono di diversi colori, io l'ho voluta prendere panna come la borsetta. Mi è piaciuto, devo dire che sono anche molto dure, resistenti. Approvate anche questa, all'interno è un similpelle. Però non è male, devo dire. Quindi anche questo è camoscio, ragazze, tipo camoscino, ecco, vedi? Vedete, perché sarete in tante, quindi. E
Questo è l'articolo, ciabattine troppo carine, mi piacciono tantissimo. E poi andiamo, ci sono vestiti, qualcosa, ho preso 1, 2, 3, 4 articoli, ragazze, qua si allunga il video, spero che comunque vi fa piacere vedere quello che io ho preso. Questo ho preso una taglia, unica, non so, non c'è scritto, 5 c'è scritto, molto. Ah no, eccola, taglia L. Questa mi è piaciuta, però non so, non so, non l'ho aperta proprio. Dovrò indossarla veramente con voi e mi direte voi. Io spero che non è tanto corta. Vabbè, con un pantaloncino messa dentro. Io spero che mi va, ma con il seno che ho, secondo me è un po' piccolina. Mannaggia. A saperlo prendevo una XL, ma secondo me neanche quella. Secondo me non va. Proverò, sperando che mi entri. Se no, comunque non è brutta, è bellissima, è dettagliata, cioè fiorellini, era proprio carina, mannaggia. La vedo piccola, la vedo molto piccola, ragazze. Quindi L per chi ha un seno grande e già porta la L, dovete andare sulla XL o anche 2XL. Che vedete, piccola, non lo so, vedete, e poi non è molto, cioè è elasticizzata ma non molto, quindi occhio se avete un seno abbastanza grande oppure già indossate una L di vostro, qui dovete andare su di taglia oppure, non lo so, però era proprio carina, bella, ha questo, questo particolare di pizzo qui. Oddio, era proprio bellina, a costine, manichetta corta, ci sono rimasta un po', mannaggia. Comunque l'andrò a provare insieme a voi, la metto qui nel caso se riesco ad indossarla, così vi faccio vedere com'è, quindi taglia L, però devo dire, secondo me, poi dopo mi direte anche voi se avevo ragione. Secondo capo, ho preso questo pantaloncino. Questo è un one sit, quindi è una taglia unica. Vado ad aprirle, ragazze, date pazienza. L'ho voluto prendere di colore rosa, ma ce ne sono veramente di tanti colori anche questo. Allora, questa è la sua, vi lascio pure la foto del sito. Questo dovrebbe andarmi, sì. Pantaloncini, veramente non è il primo pantaloncino che devo dire che sono belli, rimangono bene e mi stanno bene. Ho detto, questa è una one sit, quindi è una taglia unica, ma guardate, cioè ci sta. Bellini, bellini veramente, hanno le taschine e ci sono di diversi colori. Allora, potete andare a mettere la sua cinta e quindi fare un fiocco, perché ci sono dei passanti. Eccoli qui, vedete? Qui, eccoli. Ma anche il tessuto è veramente carino, ragazze. Non pensavo. Belli, belli veramente. Questi sono stata super felice. Dietro così. Non ha neanche forte l'odore, anche se vanno lavati, perché io prima di indossare lavo tutto. Si sta abbassando un po' la luce. E quindi potete mettere questo oppure lasciarlo così, mettere un cintone sopra, non so, una cintina di un altro colore, dorata, nera. Devo dire che è veramente carino. Quindi ho provato questo taglia unica, è rosa, ci sono di diversi colori. Io sto andando più veloce possibile. Io non ricordo. Penso che sia un altro pantaloncino. Questo è nero, taglia M. Gli arriva sempre, ho dato un calcio alla ring, ho rotto qualcosa, sì, si è rotta la busta, ma tanto poi vado a togliere tutto, perché tutte cose che non vedevo l'ora che mi arrivassero. Il tabellino si è rotto. Comunque questo è un pantalone sportivo. Oddio, come vi ho detto, questo ho preso una M. Mi piacciono corti, ma penso che se prendevo una L era meglio. Però devo dire che non è male, penso che mi vadano. Qui hanno questa cosina qui. Li ho voluti prendere neri perché non ce li ho. Dietro ha le taschine, ragazze.
forse una L andava meglio, però nel caso M, a me basta che siano corti perché io porto roba veramente cortissima, e anche due taschine davanti, carino, carino tanto, bello, mi piace, mi piace, mi piace. Io ho preso taglia M, per chi più o meno ha le mie taglie, cioè prende una L, ragazza, anche di questo prendete una L, perché un po' piccolino ci sta, per carità, però poi si accorcia tanto, quindi se vi piace il corto, bene, se no prendete una taglia in più anche di questi. Però sono proprio belli, arrotondati, anche il tessuto non è male. Belli, carino, anche questo. E siamo arrivati all'ultimo capo, questa è anche un'altra magliettina. Dite, come dite, che dite voi? Speriamo, speriamo. Purtroppo quando si ordina online c'è sempre, però c'è il reso, o comunque potete contattare e vedere. Questa, oddio ragazze, vedete qui sono andata pesante, qui è una doppia XL, 2 XL, qui e qui, quindi è una doppia X, ma vediamo. Con le magliette non sono tanto tanto fortunata perché è corta, ragazze, è corta, quindi per chi porta un corto ci siamo, per la taglia anche per il seno, ma rimarrà sicuramente corta. Le magliette, mannaggia, guarda quanto mi dispiace, la darò sicuramente, se non mi sta a me so già chi poterla dare. Comunque andrò ad indossare tutto con voi. Questa era una doppia, una doppia X, ragazze. Io a forza di, non so, forse era stato il cerchietto, mi ha lasciato un qualcosa sui capelli. Allora, abbiamo finito anche di spacchettare questo pacco di Yes Style. Sono felicissima di collaborare con loro perché ha veramente cose carinissime. Vi ripeto, mi trovo bene, quindi le mie recensioni sono tutte reali, cioè vi faccio vedere realmente quello che poi vi arriva a casa. Quindi io adesso con questo concludo qui il video. Se riesco vi farò un video a parte del prodotto sponsor, o comunque poi se no seguitemi su Instagram, su Gianaca Shining Mom, che nel caso vi aggiorno lì. Vado a provarlo e vediamo, ok? Io ho sentito che anche i prodotti per i capelli non sono male, sono buoni, e non vedo l'ora quindi di provarlo. Non so se l'ho già detto, vi ricordo il mio codice sconto Gianaca82, se no trovate tutto giù in info box. Iscrivetevi, mi raccomando, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Io adesso concludo qui il video perché sto vedendo che sono andata veramente oltre, quindi vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video e buona giornata. Ciao!